Buongiorno da Piercaro Lava, sono in Piazza della Lega dove nel contesto dello sciopero nazionale del settore, per il settore mense, turismo, multiservizi eccetera, sono con Cristiano Montagnini della Fiscat CIS, segretario regionale. Montagnini, i motivi di questo sciopero? I motivi, guardi, sono molto semplici. I lavoratori, che sono circa 1,5 milioni in tutta Italia, di questi settori che lei ha appena citato, sono più di 3 anni che non hanno un rinnovo contrattuale. C'è da tenere presente una cosa molto semplice, che per creare competitività non bisogna solo investire, bisogna anche dotare di un contratto nazionale nuovo, rinnovato, i milioni e milioni di lavoratori che oggi non ce l'hanno ancora. Altrimenti l'economia e la socialità in questo paese rischia di non partire. Queste sono le ragioni fondamentali, sintetiche, e pertanto, ripeto, in conclusione, noi oggi qui, anche in Alessandria, siamo su questa piazza per dire che le lavoratrici e i lavoratori di questo settore devono essere competitivi e per farlo devono avere un dignitoso contratto nazionale. Ecco, tra l'altro parliamo di 1,5 milioni di lavoratori complessivamente fra tutti i comparti, sì, quindi non è poco. È un dato molto significativo. Tenga presente che io ho il dato regionale, per contestualizzarlo le dico che a livello regionale, quindi a livello piemontese, sono 80.000 i lavoratori, circa 80.000 i lavoratori coinvolti all'interno di questi comparti, su 1,5 milioni, come le dicevo, in tutta Italia. Ecco, e Alessandria, lei per caso ottomano questo dato? Non ho un dato significativo, preferisco non darlo perché mi piace giustamente essere reale, non bisogna essere più realisti del re, come dice un noto proverbio, quindi direi di non contestualizzarlo. Rimaniamo sul dato piemontese, che è il ruolo che più oggi sono qui a rappresentare. Ecco, è previsto un altro sciopero, magari per la grande distribuzione, probabilmente. Lo sciopero per la grande distribuzione, un altro importantissimo sciopero, il 28 di maggio in tutta Italia, sempre sciopero nazionale della grande distribuzione organizzata, di quelle aziende che aderiscono a Federdistribuzione. Un'altra battuta d'arresto purtroppo per questi, anche qui, milioni di lavoratori che non hanno ancora un contratto nazionale. Lei pensi che dicono che c'è una leggera ripresa in Italia? Viva il Dio, ci sarà questa leggera ripresa, ma nella grande distribuzione noi lo scontrino medio non l'abbiamo ancora visto da aumentare, quindi vuol dire che i consumi non sono ancora partiti e quindi questa ripresa non c'è ancora. Bene, grazie, buon lavoro e complimenti. Grazie a lei.